Si dice spesso che il calcio è lo specchio della nostra società ed anche quando si parla di merito e meritocrazia, il calcio mette in mostra le stesse criticità che si possono riscontrare nel quotidiano. Il bordello è l'unica istituzione italiana dove la competenza è premiata e il merito riconosciuto, diceva Indro Montanelli. Quella del famoso giornalista italiano era probabilmente una provocazione, che però aveva degli aspetti credibili, perché bene o male anche chi non ha mai frequentato quei luoghi sa cosa accadeva lì. Tuttavia, anche se nel linguaggio comune definiamo spesso bordello il caos nel quale ci imbattiamo giornalmente, non c'è una relazione transitiva per cui la meritocrazia montanelliana possa traslare dalle case chiuse alla nostra società. E allora davvero dobbiamo rassegnarci ad un calcio che rispecchia la società nel non dare un senso meritocratico? Davvero dobbiamo continuare ad assistere a giocatori che prevalgono su altri non per ragioni tecniche, oppure ancora ad allenatori che inspiegabilmente, nonostante scarsi risultati, ottengono incarichi a discapito di altri? Ecco, davvero dobbiamo ancora assistere a chi, anziché governare il calcio e gestirne le problematiche, si limita a mettere la polvere sotto al tappeto? Riusciremo in Italia a tornare a parlare di calcio? Ecco, noi di Calcio Altre Storie ce lo chiediamo e ne parliamo con chi certamente non ha paura di nascondere il suo pensiero. Qui con noi a Calcio Altre Storie con Sandro Pocheschi, allenatore professionista. Buongiorno Sandro, benvenuto. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Allora, mister, andiamo subito al nocciolo del problema. Lei ha allenato dalla prima categoria alla Serie B, quindi il calcio lo conosce proprio in tutte le sue parti. E quindi partiamo dalla base della piramide. Una volta si giocava a pallone nelle piazze e nei cortili. Ora i ragazzi invece vanno nelle scuole calcio pagando a volte costi esorbitanti per kit e iscrizioni nella speranza di diventare il Donaldo di turno. Ecco, quale futuro vede per le nuove leve? Cioè, più ambizione che passione e divertimento sembrerebbe. Oppure l'ambizione e la spinta dei genitori che travolge di conseguenza i ragazzi. Guarda, una volta la grande palestra era la strada. Noi stavamo ore e ore in mezzo alla strada e imparavamo, poi c'erano pochi campi dove poter andare a giocare. E quando andavamo su, trovavamo questi istruttori, perché per me erano istruttori, non erano allenatori, che ci insegnavano quel poco che non imparavamo per la strada, ma con la loro umiltà, erano più dei padri di famiglia. C'era un rispetto enorme, non esisteva la parola esonero. Erano questi grandi maestri che ci insegnavano i fondamentali, ripeto, il 90% li apprendevamo per strada, perché è vero che andavamo al campo un'ora e mezza, ma 5-6 ore poi le facevamo nelle piazze, nei cortili, nei prati. Oggi è un po' cambiato tutto, non c'è più questa palestra, c'è solamente scuole calcio a 1.200-1.400 euro, fatti da istruttori che non sono neanche qualificati, ma sono l'amico dell'amico, oppure perché portano lo sponsor e stanno nella società di famiglia. Ecco, il calcio è diventato questo qui. La meritocrazia non esiste più, sta in mano a delle persone che il sistema calcio, vediamo dopo due fallimenti dei mondiali, che l'Italia non va al mondiale, ancora li vediamo a governare il nostro calcio. Se non si cambia dalla base, cioè le scuole calcio, oggi le scuole calcio devono essere aperte a tutti e no solamente diventato un privilegio. Una volta, ai tempi miei, era il tennis. Chi voleva giocare a tennis doveva pagare. Oggi il calcio è diventato come il tennis. Infatti, che cosa vediamo? Che nel tennis ci sono dei grandi campioni, nel calcio non c'è più un campione. E Questo, ecco, quindi. magari è un esempio che è un po' stravolgente per proprio il sistema che c'è intorno a noi. Ma la passione non c'è più. Io vedo che la passione ce l'hanno i genitori che si picchiano perché magari il figlio non gioca, allenatori che vengono picchiati da genitori perché non fa giocare o perché lo cambia. Io quando mi lamentavo andavo a casa, prendevo uno schiaffo. Oggi quando si lamenta un bambino, il papà va direttamente al campo anche ad aggredire, perché abbiamo visto anche ultimamente i genitori che aggrediscono questi istruttori che poi guadagnano due soldi, perché il mal del calcio è proprio questo, vedere istruttori che prendono 200 euro al mese, non si fa così. Io
il mondo del calcio, purtroppo tutti parlano di calcio, anzi parlano di pallone, perché il calcio per me si fa dalla Serie B alla Serie A, dalla Serie B in giù per me quello è ancora pallone. Ok, e la FIGC fissa a 16 anni l'età minima per sottoscrivere un contratto e di conseguenza avere possibilità di dare mandato ad un agente, mentre la legge di bilancio 37 del 2021, in vigore dal 1 gennaio 24, prevede quale età minima ai 14 anni, età dalla quale si potrà avere lo status di lavoratore sportivo. Quindi perché un ragazzo che gioca in una squadra dilettantistica deve sentire l'esigenza di avere un procuratore? E soprattutto, questa figura può condizionare in qualche modo la scelta di chi scenderà in campo, a discapito ovviamente della meritocrazia? I procuratori sono stati alla rovina del calcio italiano, però la colpa è di chi ha messo certe leggi. Oggi stanno rientrando perché stanno mettendo un tetto base. Ci sono dei procuratori che guadagnano più dei top player, quindi lo sappiamo benissimo. L'ultimo che è anche deceduto ultimamente, che è stato Raiola, che ha un po' cambiato proprio il sistema del calcio. E non si può dare oggi il sistema che dice che il procuratore fa la formazione, perché quando un procuratore gli dà 4-5 giocatori bravi in una squadra, chiama il presidente, come non gioca un suo assistito, e lì poi l'allenatore, è tutto un sistema che va cambiato. Non c'è più meritocrazia, c'è solamente conoscenza, cioè quel procuratore è bravo, andiamo tutti da quel procuratore. E invece no, per me il calcio deve essere che gioca il migliore e non che gioca chi sta nella scuderia migliore. Purtroppo queste sono regole che hanno messo e che hanno fatto arricchire questi personaggi, che poi non sanno di calcio, ma soprattutto non capiscono di calcio. Sono solamente delle persone furbe, astute, che sono entrate in un sistema e che oggi, purtroppo, per me, che invece vuole una meritocrazia, oggi purtroppo chi è più potente riesce a mettere e a piazzare i propri calciatori. Soprattutto dopo 16 anni, ma ci sono anche a 13-14 anni, ve lo assicuro, ragazzini che già hanno la procura firmata e che per prendere un bambino da una squadra dilettantistica devi andare a parlare, a pagare una procura a questi procuratori senza scrupoli. Certo, da qualche anno si sente sempre di più dire che bisogna investire sui giovani e che i vivai sono importanti, però alle parole non sembrano seguire i fatti, vista l'enorme difficoltà riscontrata dalla nazionale italiana a scovare talenti. Allora la domanda è: perché non attingere dalla Serie B o dalla Lega Pro se necessario? Non ci sono talenti all'altezza, secondo lei? Ma guarda, la maggior parte dei ragazzi che hanno vinto l'Europeo venivano tutti dal campionato di Lega Pro, perché è un passaggio, ma noi questo passaggio non lo dobbiamo fare così a lungo, che vediamo un giocatore come Gatti, che è arrivato alla nazionale, che 4 anni fa giocava in Serie D e neanche era titolare, poi è andato in Serie C, ha fatto un campionato, a Frosinone ha fatto la sua gavetta. Noi dobbiamo cambiare questo. Perché succede che questo ragazzo lo prendono dal D? Perché se noi continuiamo ancora a fare squadre italiane con 9 undicesimi stranieri, non abbiamo posto. Quindi i nostri ragazzi, quando si vanno a confrontare con le altre nazionali, i nostri giovani hanno poco minutaggio, perché è tutto ricoperto da stranieri. È qui che dobbiamo cambiare. Innanzitutto dobbiamo ritornare a un 80% delle rose di calciatori italiani. Poi per i settori giovanile, adesso sta passando una legge a dicembre, che in poche parole nel settore giovanile, se tu vuoi prenderti un giocatore dilettantistico, lo puoi prendere senza riconoscere niente. Quindi io perché investo soldi con strutture, con tecnici della mia società dilettantistica, quando poi una squadra professionista mi prende un giocatore e non me lo paga? Questa è la più grande vergogna dopo la legge Bosman, perché la legge Bosman, quando ha svincolato tutti quanti i calciatori, sono usciti fuori non più la proprietà del calciatore, ma il procuratore che diventava forte. E questo è stato il primo passaggio. Sì, il calciatore aveva la libertà, sono d'accordo, però hanno dato potere agli avvocati, a gente che non ha scrupoli, che ogni anno cerca di vendere il proprio calciatore. Perché? Perché mettendolo e cedendolo in un'altra società, loro guadagnano sulla loro prestazione. Ecco il male del calcio, ma ci vorrebbe un secondo. Poi, se noi mettiamo leggi che un calciatore estero viene in Italia e viene pagato di meno, non ci sono contributi da pagare, tasse, è normale che lo straniero per il club italiano, poi il club italiano, ne sono rimasti 3 in Italia in Serie A di club italiani, perché Levado Lotito, Levado Cairo e De Laurentiis sono tutti multinazionali tra americani, cinesi e tutte altre società che vengono ad investire in Italia. Perché? Perché è proprio la legge che in questo momento aiuta più lo straniero ad investire che non l'italiano. Certo, forse
Colui che ha espresso al meglio il concetto di assenza di democrazia è stato Roberto Baggio, il quale in un'intervista rilasciata a Sportweek qualche anno fa aveva dichiarato: a volte vedo calciatori in Serie C o Serie D che hanno un talento incredibile, gente che dà del tuo al pallone, mi soffermo a guardare i loro movimenti, le loro giocate e dentro di me mi domando come può uno del genere giocare in serie minori, possibile nessuno lo noti? Poi vedo approdare i calciatori di Serie A che fanno solo da comparsa, calciatori presi in campionati sconosciuti ma che per qualche ragione entrano nel giro giusto e approdano magicamente nella massima serie. Sarà merito dei procuratori, degli sponsor? Non è dato saperlo. Per rilanciare il calcio italiano servono calciatori italiani. Nelle serie minori ce ne sono tanti. Quando giocavo io arrivavano in Serie A solo stranieri che valevano veramente. Poi ci sono state molte eccezioni, ma ci può stare. Mi piacerebbe che vengano valorizzati i settori giovanili, come sta accadendo da svariati anni in Germania e Spagna. Quindi, però mi domando, una persona così competente come Roberto Baggio, che viene tenuta fuori dalle istituzioni che dovrebbero decidere, è anche qui assenza di meritocrazia. Guarda, il primo calciatore che ha fatto questo attacco è stato Maradona in Europa. In Italia Baggio era stato impegnato nella nazionale italiana a Coverciano, è durato 3 mesi, la politica lo ha fatto fuori, perché la politica sceglie più le persone incompetenti che le persone competenti. Perché? Perché oggi il mondo del calcio sta in mano, ripeto sempre, a delle lobby che hanno troppi interessi e non gliene frega niente se nel Milan ci sono un italiano e giocano 9 stranieri, 10 stranieri. Questo è il discorso. Il problema è quello che dice Baggio, che i giocatori forti sono in C, è vero, in B è vero. Lo dimostra che nell'ultimo europeo che abbiamo vinto 8 giocatori venivano dalla Serie C, 8 titolari. Ma perché? Perché in C e in B giocano gli italiani, in Serie A non giocano gli italiani. Quindi noi maturiamo più tardi, cerchiamo di recuperare quel gap che ci manca delle partite di competizione. A che cosa? A discapito dei nostri ragazzi, che sono forti. Poi chi li va a vedere questi ragazzi? Oggi vedono tutti nelle piattaforme, c'è MyScout, dove la gente guarda 300 partite solamente estere, perché sa che portare in Italia stranieri costano di meno per un giocatore italiano. Questo sempre grazie a un malgoverno che dà questi privilegi agli stranieri. Siamo sempre lì, ci vuole poco, dobbiamo riportare il calcio agli italiani. Io feci un attacco nel 2017 e dal 2017 ad oggi non è cambiato niente. Quindi vuol dire che il grosso potere, che il potere del calcio italiano, non interessa quello che noi diciamo, quello che dice Roberto Baggio. Ok, allora torniamo sulla nazionale, visto che ha già citato dell'europeo vinto grazie ai giocatori di Serie C, però analizzando la veste dell'allenatore, quindi quest'estate ci sono state polemiche per le dimissioni di Mancini, verso cui la FIGC sta anche valutando di adire le vie legali. Ricordiamo, poco tempo prima aveva ricevuto la responsabilità di coordinatore del settore azzurro comprensivo di Nazionale Maggiore Under 21 e Under 20. E a parte la questione economica, che stimoli può dare un calcio che non sembra certo all'altezza di quello europeo o quello italiano, parlo di quello arabo, che ovviamente l'Arabia importa dall'Europa talenti a go-go grazie ai petrodollari, ma il livello nazionale non è certo eccelso. Quindi lei da allenatore che scelta avrebbe fatto? Ma la mia scelta è molto semplice, si deve ritornare a una meritocrazia. Tanto è inutile che parliamo, la nazionale Mancini prima fa tutto quanto, ma lì il grande problema è stato Gravina. È Gravina che si doveva dimettere dopo l'eliminazione del mondiale, si doveva dimettere prima Gravina e poi l'allenatore che e lì Mancini mi ha deluso come uomo. Oggi che Mancini va in un altro campo e tutto quanto è stato fatto sempre perché veniamo sempre al discorso del mercato. Te mi offri tanto, oggi vanno a giocare in Arabia, ma non è un campionato, lo stanno facendo, pubblicizzando, ma non esploderà mai. Il calcio deve ritornare, il calcio è un fenomeno di passione, è un fenomeno di essere e di avere una certa entità. Dobbiamo ritornare al calcio italiano, al calcio spagnolo, al calcio ungherese. Oggi vediamo un calcio globale, cioè tutte le squadre giocano alla stessa maniera, proprio per questo motivo non c'è più la scuola che prima c'era, cioè il calcio italiano si riconosceva perché eravamo forti in difesa e partiamo dei contropiede. Oggi in Italia vogliamo giocare tutta un'altra maniera. Il calcio ungherese era conosciuto da lì, il calcio brasiliano. Oggi noi vediamo le partite in Italia, in Brasile, in Germania, in Argentina, in Inghilterra, giocano tutti alla stessa maniera.
e questo ha perso la propria entità, ha perso il proprio gusto di vedere una scuola del calcio che ognuno di noi avevamo. Noi siamo i secondi al mondo come titoli mondiali e non ci possiamo permettere di non andare due volte al mondiale. C'è qualcosa di sbagliato e questo sbagliato sono soprattutto dalle regole che non fanno rispettare e di un cambiamento radicale di dare forza ai calciatori italiani a dispetto degli stranieri. Io non posso vedere una partita Milan-Inter e all'intervista non c'è un ragazzo che parla italiano all'intervista, dobbiamo sentire inglesi, francesi, tedeschi, brasiliani. Penso che se non cambiamo dalla base, da questo qui, un altro discorso, campione d'Italia alla primavera in Lecce con 11 giocatori stranieri in campo, campione primavera, sono queste le differenze che noi dobbiamo combattere. Certo, rimango su di lei, sulla sua figura e anche sul suo passato. In una conferenza stampa di alcuni anni fa sottolineava di aver accumulato esperienza vincendo campionati di prima categoria, promozione, eccellenza, Serie D, C2, C1, fino ad arrivare anche alla Serie B, e affermava che Mancini e Spalletti, guarda caso poi proprio gli ultimi due CT della Nazionale, non hanno esperienza, cioè non hanno la sua esperienza. Quindi, no, non avevano, io ho detto che non... Io dicevo che loro non avevano la mia esperienza perché non hanno fatto il calcio della base, non sanno che cosa significa fare un campionato sui campi di Pozzolano. Sono stati dei privilegiati, sono partiti dalla Serie A e quindi quando io loro mi dicevano ma lei che esperienza c'ha? Io ho un'esperienza di 700 partite in tutti i campionati dai dilettanti fino alla... Loro hanno solamente Serie A. Questo era il mio concetto. Volevo arrivare alla domanda che era... se ancora di questo avviso, mi pare di sì, ma soprattutto se c'è differenza nell'allenare tra i dilettanti e nel professionismo. Lei che ha sposato tutte, cioè che ha lavorato sia nel dilettantismo che nel professionismo, alla fine il calcio è veramente sempre quello? No, il calcio ci sono delle differenze, è normale, soprattutto di qualità, spazio-tempo. In Serie C ragioni in un secondo e mezzo quando le palle piedi, in Serie A di ragionare con mezzo secondo, il tiro in Serie C magari è un tiro a 100 all'ora, magari in Serie A a 150, cambiano questi dettagli, ma il calcio è sempre lo stesso in tutte le categorie. Io ho visto dei gol in prima categoria che se li avessero fatti in Serie A avrebbero fatto il giro del mondo. Quindi qual è la differenza? La differenza è normale la qualità e poi che cosa? Il contesto, l'interesse che c'è intorno alla Serie A non c'è nelle categorie inferiori. Certo, una cosa di cui lei aveva già fatto cenno era stata ripresa anche da Filippo Galli, l'ex difensore del Milan, nel suo blog che si intitola La complessità nel calcio. Praticamente lui, tornando un attimo sul discorso dei giovani, si poneva il quesito come mai una società di calcio professionistica preferisce investire sui giovani di 16 anni, quindi l'età in cui secondo le normative internazionali è consentito tesserare un giovane calciatore straniero proveniente dall'Unione Europea e che quindi ha già fatto una parte importante di percorso formativo, anziché formarli al proprio interno a partire dall'età in cui possono iscriversi alla scuola calcio. Nel suo ragionamento lui dice... che il problema secondo lui potrebbe essere duplice, una duplice chiave di lettura potrebbe avere. La prima è che sarebbe essenzialmente di natura economica, quindi costa meno e banalmente le società attingono lì. La seconda la vede nel fatto che praticamente la scuola calcio, il problema lo trova nella scuola calcio, cioè in sostanza dice che gli istruttori non sono qualificati e quelli che ci sono non sono trattati dignitosamente, non sono pagati bene, nel senso che c'è molti istruttori sono part time, quindi magari non hanno quello come unico impegno lavorativo. Quindi formazione, semplificando, formazione e dignità lavorativa, secondo Galli, potrebbe essere la soluzione ai problemi del calcio italiano. Secondo lei? Guarda, ne ho già parlato prima nel discorso che avevo fatto globale all'inizio. È normale che all'estero investono molto di più su strutture e molto più sui tecnici, perché hanno meno ragazzi e con meno ragazzi trovano più qualità. Perché? Perché sono selettivi, quindi gli istruttori sono pagati meglio. Tutto. In Italia purtroppo andiamo dietro al risultato, il settore giovanile non andiamo a insegnare i fondamentali, ma andiamo a vedere quell'allenatore perché vince come vince, mettendo giocatori più grandi. Poi per quanto riguarda un ragazzo a 16 anni, è un ragazzo a 16 anni italiano, quello di 16 anni estero già ha fatto due campionati professionisti,
perché a 16 anni, 17 anni in Olanda, in Spagna, in Germania li fanno giocare nelle prime squadre. Noi ancora li portiamo a 16, 17 anni nei settori giovanili a fargli fare una primavera, che è un campionato inutile per me quando un ragazzo ha 17, 18 anni. Certo. Allora, tornando sempre alla nazionale, e togliamoci un attimo i panni, sia io che lei, della professione che facciamo, no? Parliamo da e tra tifosi della nazionale italiana. Alla vigilia della gara di ritorno contro la Svezia a San Siro, ricordiamo andata terminata con la sconfitta per 1-0 dell'Italia di Ventura e il ritorno a San Siro 0-0, spareggio che quindi certificò la mancata qualificazione al mondiale dell'Italia di Giampiero Ventura in Russia 2018. In sostanza lei sostenne che il calcio italiano era finito. Lo affermava perché allora, e secondo lei oggi nulla è cambiato? È certo che nulla è cambiato, se abbiamo ricommesso gli stessi sbagli, se quando un giocatore come De Rossi dice a un mister perché devo entrare io, non fai entrare quello, quello fa parte di un sistema. Da chi è stato scelto Ventura? È stato scelto da un sistema sbagliato, che era il sistema Tavecchio o Lotito. Oggi queste persone, uno purtroppo è deceduto, pace all'anima sua, l'altro ancora gestisce il calcio italiano perché è una delle persone più influenti in questo momento, insieme a De Laurentiis e insieme a Cairo, perché sono poi in effetto sono gli unici tre presidenti italiani che ancora gestiscono squadre italiane, perché anche la Juventus, oggi col gruppo Agnelli e tutto quanto, stiamo vedendo che forse anche loro faranno un passaggio con degli americani. Allora, se noi tutte queste cose dal 2017, quando io era l'11 novembre 2017, faccio quella denuncia e tutto il mondo calcistico mi dice, mi dà ragione, perché però nessuno ne parla, perché io i colleghi, io parlo di colleghi più importanti, perché io venivo dal nulla e chi viene dal nulla conta nulla. Ma quando io parlavo con giocatori che hanno fatto i mondiali mi dicevano, Pochesci, hai ragione, ti abbracciamo, siamo tutti con te. Io dico, ma scusa, perché voi non le denunciate? Non le possiamo denunciare perché noi facciamo parte di un sistema, procuratore. Tu hai il procuratore, Pochesci? No, io non ho procuratore. Allora, tutte queste cose che io ho detto e si sono ripetute di nuovo, vuol dire che il calcio italiano non vuole fare niente, la politica italiana non vuole fare niente, vuol dire che gli sta bene così. Quindi è inutile che noi facciamo queste trasmissioni. Tanto chi vuole ascoltare non ascolta, hanno troppo interesse. Ok, ma quindi il fatto, secondo lei, di aver comunque vinto un europeo o di aver portato ad esempio tre squadre italiane nelle finali delle coppe europee nella scorsa stagione, sono state frutto del fattore C, per così dire, oppure c'è del merito per restare? No, non fa parte del fattore C, perché possiamo dire tante cose, no? Perché l'Italia magari l'ultimo mondiale ha sbagliato pure due calci di rigore e si sarebbe qualificato e magari avrebbe vinto il mondiale. Io parlo di programmazione. Il calcio italiano non c'è una programmazione futuristica per vedere, vedremo sempre di peggio. Mi dispiace dire questo perché io sono un tifoso della nazionale. Però se non cambiamo il sistema proprio dalla base, dai settori giovanili, dai dilettanti, noi dobbiamo creare una piramide che i dilettanti devono preparare i calciatori per i professionisti e non viceversa, perché noi vediamo giocatori di Serie A che vanno a giocare in Serie D per prendere i 70-80 mila quando magari prendevano 1 milione di euro e li hanno spesi perché sperperati, perché non hanno saputo gestire. Noi dobbiamo cambiare le regole e le regole vanno cambiate con persone forti, ma persone che hanno fatto il mondo del calcio. Hai detto te prima, Roberto Baggio, perché non mettiamo Roberto Baggio a governare il calcio, non facciamo diventare Roberto Baggio presidente della federazione? Io penso che Roberto Baggio qualche problemino ce lo potrebbe risolvere, ma il sistema non vuole Roberto Baggio. Sarebbe uno spettacolo. L'ultima apparizione ad un campionato mondiale risale all'edizione brasiliana del 2014. Da allora abbiamo saltato Russia 2018 e Qatar 2022. Il rischio è che, speriamo, nel 2026 ci saranno i potenziali dodicenni che assisteranno al loro primo mondiale dell'Italia. Quindi che danno rischia di provocare, secondo lei, sui giovani italiani questo buco temporale in cui è stata assente l'Italia nei mondiali? Guarda, noi non è che non abbiamo, che stiamo perdendo ragazzi che non guardano il mondiale, noi stiamo perdendo ragazzi di questo sport, non c'è più passione nei ragazzi. L'unica passione ce l'abbiamo ancora noi genitori, che vogliamo portare i figli a fare quello che noi non siamo riusciti.
perché oggi il bambino non ha più interesse per il calcio. Io lo vedo. Noi prima avevamo le figurine dei calciatori, oggi hanno tutto tranne che le figurine dei calciatori. Quindi questo ti fa capire proprio che sta cambiando questo sport, che prima era il più importante per i ragazzi, oggi sta diventando una cosa secondaria. E se noi non li facciamo innamorare questi bambini, ma come? Ritornando dalle basi, ritornando dalle scuole calcio, ritornando a fare il calcio con la passione e non fare business. L'allenatore pensa a vincere i campionati, il presidente pensa a salire di categoria e non gli interessa come e quando. Devo prendere 13 stranieri come ha fatto il Lecce per vincere, prendo 13 stranieri, ma chi lo permette? Chi fa queste leggi? Quindi per primo rimettiamo al posto del calcio italiano gente che ha passione, non gente che ha interesse, perché oggi il calcio è entrato nelle televisioni, le televisioni non gli interessa più se allo stadio vanno 20.000 persone, perché tanto questo calcio spazzatura, a mezzogiorno una partita, alle 2 un'altra, alle 4 un'altra, alle 6 un'altra, no, noi rivogliamo quel calcio che ci ha fatto innamorare quando eravamo bambini. Ma se noi alla base non costruiamo il futuro, e lo dobbiamo costruire con... Perché uno era tifoso del Milan, dell'Inter da bambino? Perché vincevano? Perché il bambino è attratto da chi vince. Se l'Italia non fa i mondiali, troveremo bambini che si faranno il tipo per l'Olanda, per la Germania, perché per la Francia, perché tanto gli italiani ci sono, i suoi idoli sono francesi, l'idolo del Milan era svedese, era Ibrahimo, ci tifiamo per la Svezia. Non ci sono più, io li voglio vedere sulla maglietta scritto Cucuretto, Nicolai, Bruniera, Albertosi, Pudicini, Rivera. Io purtroppo non me ne voglia, ma io non riesco neanche a pronunciare oggi i calciatori che sono della mia squadra del cuore, perché prima di tutto sono indecifrabili, non si sa come si chiamano. Dopo 6 mesi gli fanno cambiare squadra. Io rivoglio giocatori che stanno, io rivoglio le bandiere, ma per costruire le bandiere ci vuole il Made in Italy. Manca il Made in Italy. Guardi, siamo arrivati praticamente alla fine, le chiedo due pareri. Allora, no, uno personale, uno da professionista qual è. Ci sono giovani talentuosi che nel lungo periodo a volte subiscono un'involuzione oppure si perdono. Vediamo Balotelli, Cassano, Zaniolo, tutti fortissimi ma con qualche problema di gestione, o addirittura Radonjić del Torino, che a dette Sabatini nella Roma aveva un comportamento discutibile e nel Torino sembra un'altra persona grazie anche al lavoro dell'allenatore. Ecco, come può un allenatore gestire genio e sregolatezza di un giocatore? Ma questi talenti ci sono sempre stati. Io avevo un allenatore che mi insegnava questo: Ogeshi, noi ci alleniamo in 10, la domenica giochiamo in 11. Però sapete che tanto lui c'era gente che non voleva correre, voleva solo calciare in porta. Le persone intelligenti sanno, i calciatori non si trattano tutti alla stessa maniera. Ci sono certi giocatori che non gli puoi andare a dire certe regole, sono nati senza regole. Oggi il calcio, quando parla con me un allenatore o quando parla con Maradona, non può parlare, non può mettere le stesse regole. Dobbiamo essere intelligenti a capire che il calcio non è per tutti. Certo. Ci vogliono le persone che sappiano stare dentro uno spogliatoio, quindi il Cassano della situazione, lo sapevano che era così. Allora questi giocatori vanno presi diversamente e lì c'è l'abilità della società, l'abilità dell'allenatore, ma soprattutto il gruppo che deve accettare certi campioni. Ok, mister, siamo praticamente alla fine, le chiedo soltanto un'ultima cosa. Lei, abbiamo detto, ha allenato sia tra i dilettanti che tra i professionisti. Qual è la panchina che gli ha regalato maggiori gratificazioni e maggiori emozioni? La Ternana in Serie B, portare 12.000 persone allo stadio, un allenatore che veniva da niente. Quando sono arrivato c'erano 3.000 persone a contestarmi e per 23 partite... E sono stato sempre in bassa classifica, sempre osannato, sempre amato, mai contestato, ti ripeto, con una classifica approssimata, ha fatto un campione di Serie B con tutta gente che veniva dai dilettanti. Quella è stata la mia più grande vittoria, la più grande soddisfazione. Ma lo sa qual è la cosa bella? Che non ero io che pensavo di poter far bene, erano gli altri che guardandoli mi facevano capire, oh, ma forse ci posso stare. Quando loro si meravigliavano della mia squadra, di come giocava, perché la mia squadra era terzultima, ma era una squadra che era il terzo attacco migliore, aveva più possesso palla, era una squadra fatta con dei giocatori non di categoria, ma che si mettevamo in una categoria giocando meglio degli altri. Ecco,
Terni per me è stata la cosa più bella della mia vita, perché da essere un eterno sconosciuto, per 6 mesi si parlava solo di Sandro Pogesci, e questo qui non lo potrò mai dimenticare. E ti ripeto, non ero io che dicevo che Sandro Pogesci era bravo, ma quando guardavo gli altri che mi facevano capire che Sandro Pogesci era bravo. Perfetto, allora siamo arrivati alla conclusione. Io voglio soltanto ricordare a chi ci segue che ovviamente ci può trovare sui social, siamo presenti su Instagram, su Facebook, ovviamente su YouTube. Vi invito quindi a iscrivervi al nostro canale, ad attivare anche la campanella per avere le notifiche sui contenuti che andremo man mano a pubblicare. Io non mi resta che ringraziare Mister Pogesci per essere stato nostro ospite. Grazie mister. Grazie a voi dell'invito e mi auguro che questa trasmissione abbia un futuro sempre più roseo. Grazie mille, grazie del suo augurio. Io vi saluto e ci diamo appuntamento alla prossima puntata.